Le zecche sono artropodi, non sono insetti. Appartengono invece alla grande famiglia degli aracnidi, famiglia che comprende anche ragni, acari e scorpioni. Si tratta di parassiti ematofagi obbligati, tre parole che ci raccontano già moltissimo delle loro pessime abitudini. Parassiti perché necessitano di un ospite per sopravvivere, ma appropriandosi di risorse senza dare nulla in cambio, anzi, come vedremo, potendo rappresentare anche un pericolo di salute piuttosto concreto. Ematofagi, perché le risorse che bramano consistono essenzialmente nel sangue dell'ospite. Obbligati, perché non hanno alternative, o trovano un ospite o muoiono, sebbene abbiano più tempo di quello che si potrebbe pensare per trovarlo. Hanno dimensioni estremamente variabili, da qualche millimetro fino a circa un centimetro, se parliamo di femmine, a pancia piena, dopo il pasto. Il capo è caratterizzato dalla presenza di un apparato boccale, il cui nome corretto è rostro, in grado di penetrare la pelle per succhiare il sangue dello sfortunato ospite. Sono diffuse in tutto il mondo e se ne contano quasi 1.000 specie diverse. In Italia, secondo fonti dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 36 le specie presenti, ma le più rilevanti da un punto di vista sanitario sono poi 3 o 4. L'intero ciclo vitale può avvenire sullo stesso ospite oppure su due o tre differenti, con preferenze variabili a seconda della specie. Ma passa necessariamente attraverso 4 stadi: uovo, larva, ninfa, adulto. Dopo la schiusa dell'uovo, ciascun passaggio da uno stadio a quello successivo richiede necessariamente un pasto di sangue. E forse anche per questo non si tratta di un parassita particolarmente schizzinoso nella scelta dell'ospite. Con alcune differenze ovvie di specie, tutte sono in grado di potersi felicemente trasferire su animali diversi, in alcuni casi potendo parassitare tanto i mammiferi quanto gli uccelli e in alcuni casi anche l'uomo. Se mettiamo però per un attimo da parte la comprensibile repulsione, si tratta di animaletti affascinanti. Le gambette sono dotate di peli con funzioni sensoriali in grado di percepire odori, sostanze chimiche prodotte dall'ospite, come l'anidride carbonica, ma anche cambiamenti di temperatura e luce infrarossa emanata da un potenziale obiettivo. Sono estremamente resistenti e resilienti, in grado ad esempio di sopravvivere nel vuoto per quasi mezz'ora. Hanno sviluppato un metabolismo sufficientemente lento da garantire loro la possibilità di sopravvivere molto a lungo tra un pasto e l'altro, fino a diverse settimane. Ne esistono specie, pensa, che si sono finanche adattate a parassitare i pinguini, con ovvie caratteristiche di resistenza alle temperature estreme dell'Antartide. Il pasto di sangue, durante il quale la zecca deve necessariamente rimanere attaccata all'ospite, ha durata variabile, da qualche ora a qualche settimana, a seconda della specie di zecca presa in esame. Pensa che in alcuni casi il peso della zecca può aumentare anche di 600 volte al completamento del pasto, tanto da diventare anche visibilmente più gonfia, ovviamente, rispetto al momento dell'attacco. L'habitat ideale è variabile a seconda della specie, potrebbe ad esempio trattarsi di boschi o più in generale luoghi ricchi di erba e arbusti, dove possono aspettare il passaggio di un potenziale ospite. Ma certamente pascoli e stalle e pollai sono un'ottima soluzione, molto vicina al nostro concetto di self-service. È importante comprendere che le zecche non saltano, non volano, non si lasciano cadere come piccoli paracadutisti dagli alberi. L'attacco dell'ospite richiede quindi invece un contatto diretto, peraltro piuttosto semplice, se pensi che sono in grado di raggiungere poco per volta l'estremità di piante e cespugli, dove rimanere poi in agguato come un pendolare sulla banchina della stazione di Bologna al venerdì pomeriggio. Una volta che si trovano di fronte al proprio pasto, anzi no, sul proprio pasto, che si tratti di un cane, un animale selvatico o l'uomo, il passo successivo è sempre comunque lo stesso: conficcare il rostro nella pelle per iniziare a succhiarne il sangue, come un novello conte Dracula. Un po' come avviene per le zanzare, la puntura è però tipicamente indolore, grazie all'inoculo di sostanze anestetiche, oltre che antiaggreganti e antinfiammatorie. E peraltro queste sono interessanti anche da un punto di vista farmacologico, ci sono diversi studi al riguardo. A questo punto il banchetto va avanti di solito per qualche giorno, dopodiché la zecca si stacca spontaneamente per passare poi allo stadio successivo. Sono particolarmente attive e diffuse soprattutto nei mesi caldi, mentre durante la stagione fredda tendono a cercare riparo sotto le pietre, interrandosi in profondità o magari trovando rifugio nelle crepe dei muri, soprattutto nel caso di pollai e strutture simili, un po' più calde. Come abbiamo già detto, sono in grado di sopravvivere a danno non solo di molti animali, ma anche dell'uomo.
In entrambi i casi, animali e uomo, possono diventare pericolosi vettori di malattie infettive a causa dell'ovvio contatto diretto che hanno con il sangue dell'ospite. Anche se, fortunatamente, in Italia i rischi sono probabilmente inferiori a quelli di altre parti del mondo. Penso ad esempio all'Australia in particolare. Ti segnalo comunque a questo proposito un utile servizio fornito dall'European Center of Disease Prevention and Control, gli ECDC europeo, che aggiorna periodicamente delle mappe di diffusione delle diverse specie di zecche. Ti lascio il link in descrizione. Ma secondo te la zecca punge o morde? Spesso pensiamo alla zecca che morde attraverso una piccola boccuccia da alien, ma in realtà il sistema boccale si compone di un apparato pungente e un apparato succhiatore. Quindi no, direi che tecnicamente è più corretto parlare di puntura di zecca. Ora, trovarsi una zecca addosso, dai, diciamo la verità, non è mai piacevole. Mia figlia direbbe che è divertente come sbattere il mignolo del piede contro la porta della cucina. Ma chiariamo subito alcuni aspetti importanti. La puntura della zecca non è di per sé pericolosa. È possibile contrarre malattie delle zecche? Sì, l'abbiamo detto. È possibile contrarre malattie gravi dalle zecche? Sì. Si tratta di un evento comune e probabile? No. Fortunatamente no. Ad esempio, il rischio di contrarre la malattia di Lyme da una puntura di zecca è appena superiore all'1%, anche in aree in cui la malattia sia diffusa. Serve quindi una giusta attenzione al problema, una consapevolezza, perché è possibile, ma soprattutto in Italia le probabilità di andare incontro a complicazioni gravi sono fortunatamente ridotte. Succede raramente. Consapevolezza del rischio, no al panico. Da un punto di vista generale, sono in grado di fungere da vettore per diversi tipi di minacce, batteri, virus, anche protozoi, anche contemporaneamente, rendendo quindi in alcuni casi la vita per i medici particolarmente ostica, in quanto potrebbero trovarsi di fronte a quadri clinici sporchi derivanti dalla sovrapposizione di più di un'infezione differente. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le patologie infettive veicolate da zecche in Italia, che presentano quindi una rilevanza epidemiologica nel nostro paese, sono principalmente encefalite da zecche, malattie di Lyme, rickettsiosi, febbre ricorrente di zecche, tularemia e infine meningoencefalite da zecche ed erlichiosi. La maggior parte di queste malattie può essere diagnosticata esclusivamente sul piano clinico, ma una pronta terapia antibiotica, soprattutto quando iniziate nelle fasi iniziali di esordio, è risolutiva nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di batteri. Solo raramente, circa un 5% dei casi, in soggetti anziani e bambini soprattutto, queste infezioni possono diventare pericolose per la vita. Malattie come la Lyme potrebbero tuttavia trascinarsi con complicazioni anche per anni. Recentemente magari avrai seguito, ne ha per esempio sofferto la cantante Avril Lavigne. Quindi qualora dovessi scoprire di avere addosso una zecca, questa andrebbe rimossa con una certa rapidità, perché la probabilità di contrarre un'infezione è direttamente proporzionale alla durata della permanenza del parassita. Ma anche in questo caso non agire d'impulso, se non l'avessi mai fatto. Prenditi invece il tempo necessario per poter fare riferimento a qualcuno di più esperto o magari direttamente a un medico. Evita il pronto soccorso, ma rivolgiti pure con fiducia al tuo curante o alla guardia medica. Che poi, in realtà, il problema più grande è che spesso ci si ammala ma senza aver avuto modo di vedere la zecca, senza quindi la consapevolezza che ci sia stata una puntura, che a distanza di tempo ovviamente non può più nemmeno essere provata e ricercata con certezza. In ogni caso te lo ribadisco, questi rischi non giustificano paure irrazionali. Non rinunciare a una passeggiata nei boschi per paura delle zecche. Che non ti venga in mente di abbandonare il tuo animale da compagnia se dovesse trovargli addosso una zecca, perché rischi molto, davvero molto di più ogni giorno quando sali in macchina e ti metti nel traffico. Secondo il manuale Merck, no, oggi per la verità manuale MSD, ma io che sono un boomer lo chiamo ancora con il vecchio nome. Bene, secondo il manuale Merck, se non hai manifestato eruzioni cutanee o sintomi nell'arco di 30 giorni dalla puntura, probabilmente non svilupperai più alcun problema. Ma soprattutto in aree endemiche, il medico potrebbe comunque optare per una copertura di sicurezza, tipicamente antibiotica. La modalità di estrazione di una zecca è sostanzialmente la stessa sia che si tratti di un cane, un gatto o un essere umano. Esistono specifiche pinzette che rendono tutto davvero molto semplice, veloce e privo di rischi. Io per esempio ne faccio occasionalmente uso, sia sul mio piccolo amico, ma mi è capitato anche di doverlo usare su me stesso dopo un trail nei boschi. Se hai animali domestici, può davvero valere la pena tenerle in casa, costano pochi euro e durano per sempre. Ti lascio il link Amazon in descrizione.
non sono comunque indispensabili, tutt'altro, è possibile intervenire anche con pinzette normalissime, meglio se a punte sottili. Ma l'aspetto più importante è la necessità di imprimere un leggero movimento di rotazione, in modo da sfilare senza traumi una sorta di uncino che la zecca utilizza per rimanere ancorata sulla pelle. La zecca va afferrata il più possibile vicino alla pelle per non rischiare di causarne la rottura, fatto che avrebbe due spiacevoli conseguenze. Un elevato rischio di rigurgito, con aumento della probabilità di contrarre infezioni, peraltro, ma anche la possibilità che il rostro rimanga bloccato nella pelle, diventando quindi poi molto più complicato, rognoso da estrarre in seguito, atto che a quel punto andrebbe delegato ad un medico. Per la stessa ragione ti consiglio di non usare mai le dita, con cui dovresti necessariamente fare presa sul corpo del parassita, con l'evidente rischio di comprimerlo e causare il rigurgito. Non utilizzare cose strane per rimuovere la zecca, alcol, benzina, acetone, trialina, ammoniaca, olio grassi, oggetti arroventati come fiammiferi o sigarette e nemmeno raggi laser o interstellari, sempre per evitare che la sofferenza possa provocare il rigurgito di materiale infetto nella tua circolazione sanguigna, aumentando così il rischio di malattie. Una volta rimossa poi, lava con acqua e sapone il punto e disinfetta bene la zona, ma non usare disinfettanti scuri come betadino, mercuro, cromo, che colorerebbero la pelle impedendoti poi di notare eventuali successivi cambiamenti nei giorni seguenti. In caso di rossore, gonfiore, prurito, puoi valutare con il tuo medico l'assunzione di un antistaminico per qualche giorno per trovare sollievo per il tempo necessario. L'Istituto Superiore di Sanità consiglia infine di conservare la zecca in una boccetta con alcol al 70% se dovesse essere in seguito necessario sottoporla ad analisi specifiche e procedere infine ad antitetanica. Se decidi di non conservarla, non schiacciarla, ma disfatene sempre attraverso lo sciacquone del bagno. Ti segnalo infine che alcuni autori, soprattutto anglosassoni, suggeriscono che sarebbe preferibile optare per il congelamento della zecca sulla pelle senza procedere alla sua rimozione, un po' come si fa per le verruche, soprattutto per la riduzione dei rischi allergici, ma con tutti i limiti delle mie competenze, in Italia in genere si preferisce ancora l'approccio classico di rimozione con una pinzetta. Una volta rimossa la zecca, potresti notare nei giorni successivi la formazione di una piccola pallina sotto la pelle, senza accusare dolore o fastidio. Si tratta di un granuloma, una sorta di residuo solido formato dal tuo sistema immunitario che potrebbe persistere anche per lungo tempo, ma che è sostanzialmente innocuo e solo raramente è necessario estrarre chirurgicamente. Per quanto possa contare, io non l'ho mai sviluppato quando me le sono tolte su di me, mentre i miei cagnoloni sì, quasi sempre, nonostante abbia la certezza di non aver mai lasciato il rostro infilato. Potresti invece sviluppare rossore, dolore e calore localizzato nel sito della puntura, segno possibile di un'infezione locale che potrebbe essere da ascrivere ad esempio allo Staphylococcus aureus o allo streptococco di gruppo A. In questo caso eventuali residui della zecca come il rostro o magari i graffi causati dal grattamento sono fattori certamente in grado di favorirla, ma il tutto in genere risolvibile con un'adeguata terapia antibiotica, locale, in forma di crema o al limite sistemica. A questo proposito, però, non usare antibiotici se non prescritti e no, nemmeno il Gentalin Beta. Cerchiamo di imparare a limitare il ricorso agli antibiotici a quando siano effettivamente necessari. In questo caso, tra l'altro, abbiamo anche un motivo in più per evitare l'automedicazione. Potrebbe infatti mascherare eventuali segni di malattia e rendere quindi poi più complicata, oltre che tardiva, la diagnosi, con un aumento del rischio di complicazioni. Segnali invece immediatamente ad un medico l'eventuale formazione di un alone rossastro a forma di bersaglio, una manifestazione caratteristica della malattia di Lyme, anche se purtroppo non osservabile in tutti i pazienti. Anzi, se dovessi vederlo ti consiglio di fare immediatamente una foto per essere poi sicura di poterlo mostrare al medico. E ricordati che questo può comparire anche a distanza di settimane dalla puntura. Allo stesso modo è importante cercare una diagnosi esatta in caso di sintomi di tipo sistemico, pseudo-influenzale come febbre, mal di testa, debolezza, dolore alle articolazioni, ingrossamento dei linfonodi, anche nel caso comparissero a distanza di tempo da una puntura di zecca, ricordando ovviamente al medico che ti andrà a visitare la puntura subita e anche la zona geografica in cui questo è successo. Ti segnalo infine la cosiddetta sindrome Alpha-Gal, un'allergia alla carne rossa che sembra poter essere innescata dalla puntura di una zecca. Ci sono state alcune segnalazioni, soprattutto negli Stati Uniti e alcune in Europa, ma che io sappia non ancora in Italia, quindi per ora prendila più come una curiosità che altro. Concludiamo con alcune strategie utili a ridurre significativamente la possibilità di puntura
qualora si frequentino ambienti a rischio come ad esempio boschi o prati. Indossa abiti chiari, non perché servono da repellenti, ma perché rendono più immediato vedere la zecca che è in genere colore scuro. Copri le estremità, penso soprattutto alle gambe, con scarponcini alti e o calzettoni, o meglio ancora con pantaloni lunghi. Evita di addentrarti nelle zone in cui l'erba fosse particolarmente alta. Al termine dell'escursione, controllati a vicenda con gli altri partecipanti e controlla anche eventuali cani che ti abbiano accompagnato. Controlla, scuoti ed eventualmente spazzola gli indumenti prima di portarli in casa. Grazie, grazie, grazie di cuore per la tua attenzione e per la tua fiducia. Come sempre, nel mio piccolo, con tutti i limiti delle mie competenze, rimango a disposizione nei commenti per domande, dubbi e soprattutto critiche che mi aiutino a migliorare il mio lavoro. E per il resto che dire? Ti aspetto al prossimo video. Grazie ancora di cuore. Ciao!